Bene signori, adesso abbiamo un altro complesso. Vi ho detto che questa sera ne abbiamo parecchi, abbiamo già sentito il complesso dei camaleonti. Adesso abbiamo un altro complesso che ha spopolato veramente per tanti anni. I Dick Dick. Questo è Pietruccio. Sì. Allora Pietruccio è un po' il leader di questo gruppo e la canzone che canteranno è un po' legata alle sue esperienze. La canzone è Viaggio di un poeta, perché dovete sapere che Pietruccio è uno che ama viaggiare, sempre in giro per il mondo, ma mica i viaggi come facciamo noi, lui fa viaggi avventurosi. Ecco, difatti dove sei stato per esempio? Ma io sono un grande amante del bacino amazzonico e quindi sono anche un conoscitore di certe zone dell'Amazzonia. L'ultimo viaggio che ho fatto è molto interessante perché ho seguito le tracce di un grande esploratore del 1800, certo Alexander von Humboldt, e ho risalito l'Orinoco per 1500 chilometri. Hai capito? Da solo. Belle ovviamente amiche. Da solo. Sì, molto. Comunque questa sera sono curioso di vedere come andrà questo viaggio musicale dei Dick Dick. Allora, questa canzone è stata presentata al disco per l'estate 1972. Gli autori sono Zara Vandelli, Viaggio di un poeta. Lasciò il suo paese all'età di 20 anni, con in tasca 2 soldi e niente più. Avevo una donna che amava da, lasciò anche lei per qualcosa di più. Promise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù, dove nessuno voleva sognare i campi d'arare e niente di più. Così a fare il vagabondo, girando paesi e città, cerco la fortuna nei quartieri del mondo, dimenticando la sua povertà. Di un grande poeta trovò dei ragazzi che parlavano di pace, di colpo capì che era quella la meta che aveva raggiunto per essere felice. Ritornò così a fare il vagabondo, girando paesi e città, voleva portare l'amore nel mondo, ma pensò al paese molti anni fa, senza soldi in tasca torno ancora a me.